Le parole della resistenza per la città di Bari sono tre: Comitato di Liberazione Nazionale, un appuntamento straordinario tra il 28 e il 29 gennaio del 1944 al quale parteciparono cittadini, militanti, partigiani, intellettuali. Alcuni di loro sono stati padri costituenti. Due anni dopo hanno contribuito alla scrittura della Carta Costituzionale. Quell'appuntamento è stato un appuntamento importante per la libertà e per la democrazia del nostro paese. È bene ricordare la storia e ricordare la nostra comunità, l'impegno di tante donne e tanti uomini che ci permettono oggi di respirare la libertà. Il 25 aprile non è un appuntamento di parte, è un appuntamento di tutti noi, perché dobbiamo ricordarci che quella libertà è un diritto che ci siamo conquistati e dobbiamo continuare a difendere quotidianamente.